Buongiorno e benvenuti al sesto episodio di 4 minuti di storia, arte e cultura a Vienna con la vostra guida virtuale Achim Ferrandina. Siamo ancora con i Babenberger, siamo ancora nel Medioevo e adesso vi parlo del momento in cui l'Austria diviene un ducato. Una ricetta abbastanza particolare per la quale vi servono svariati ingredienti. Vi servono due imperatori, un duca di Baviera e Sassonia, due margravi d'Austria della famiglia dei Babenberger ed altrettanto un cuoco, se vogliamo, come anche un cugino dell'imperatore. Partiamo col primo ingrediente, l'imperatore del Sacro Romano Impero Corrado III, che verrà eletto come imperatore nell'anno 1138. Allo stesso tempo vi era un duca di Baviera e della Sassonia, si chiama Enrico l'Orgoglioso o Enrico il Superbo. Questo Enrico l'Orgoglioso non farà il voto di fedeltà nei confronti dell'imperatore, motivo per cui gli verrà tolto il ducato di Baviera e di Sassonia. Quello di Sassonia potrà però comunque in qualche modo mantenerlo. Serve quindi un altro duca di Baviera. Il prossimo ingrediente, il margravio d'Austria della famiglia dei Babenberg, Leopoldo IV. Questo ingrediente dovete metterlo subito via perché dopo 3 anni lo togliete e ne aggiungete un altro, ovvero il fratello Enrico Jasomir Gott, chiaramente sempre dei Babenberg, che diverrà nell'anno 1143 duca della Baviera. Introduciamo dei nuovi ingredienti, un nuovo imperatore del Sacro Romano Impero. Nel 1152 Federico Barbarossa diventa imperatore, lo conosciamo abbastanza bene, penso, Federico Barbarossa. E questo Federico Barbarossa ha un'origine sia dei Welfen che dei Staufer, motivo per cui cercherà in un qualche modo di rimettere a posto la situazione fra le due dinastie. Oltre a questo aveva un cugino di nome Enrico il Leone, del quale aveva bisogno per le guerre appunto che doveva fare. Che succede? Succede che Enrico il Leone parlerà con Federico Barbarossa e si metteranno d'accordo anche con Enrico Jasomir Gott. C'è un incontro a Regensburg in Germania, incontro durante il quale avviene uno scambio di bandiere. Ci sono 7 bandiere che Enrico Jasomir Gott riconsegna all'imperatore Federico Barbarossa. Federico Barbarossa ne prende tutte e 7 e le consegna a Enrico il Leone. Tramite questo atto Enrico il Leone diventa duca della Baviera. Enrico il Leone prende 2 di queste bandiere, le riconsegna all'imperatore. L'imperatore Federico Barbarossa prende queste 2 bandiere e le consegna a Enrico Jasomir Gott. Tramite questo atto Enrico Jasomir Gott diventa il primo duca dell'Austria. Per completare questa ricetta ci serve un nome, il nome è Privilegium Minus, privilegio minore, un documento tramite il quale l'Austria diventa un ducato indipendente, nel quale ci sono scritte varie cose, fra cui per esempio anche che Enrico Jasomir Gott non doveva prestare servizio militare per l'imperatore se non nelle vicinanze Baviera e l'Austria, poteva addirittura scegliere un suo successore, anche femmina, e questo diritto spettava anche alla moglie Teodora Commena. Per quale motivo vi faccio vedere questo qui? Perché esattamente qui, alle mie spalle, iniziate a vedere il cuoco, se vogliamo, di questa ricetta, Enrico Jasomir Gott, il primo duca d'Austria, qui con la corona, e lui è sulla facciata della chiesa degli scozzesi, del monastero degli scozzesi a Vienna, il più antico che abbiamo qui, fondato tramite lui nel 1155. Chiaramente ora l'architettura è barocca. Bene, è stato un episodio corto e breve come al solito, spero vi sia piaciuto, se sì sapete un bel pollice in alto, lasciatemi qualche commento, mi aiuterebbe tanto, abbonate il canale, consigliatelo ad altri, ci rivediamo la prossima settimana per il 7° episodio di 4 minuti di storia, arte e cultura a Vienna, vi auguro una buona giornata, mi raccomando divertitevi nella vita, state bene, ciao 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 ciao, grazie! No, ho sbagliato, Enrico Leone, non confondiamo Enrico Leone con Enrico Cuor di Leone, sono 2-1, Enrico 2, Enrico III, Cuor di Leone, Riccardo, il no di Oriente, di conseguenza non c'è più l'Occidente, un attimo. Ha compiuto, sta solo piovendo. Sì, mi sono incartato come al solito, tanto piove soltanto e piove. È possibile, riusciamo a fare questa ripresa, ce la facciamo.